L'Università e Campus, in collaborazione con l'associazione Chiara Idea e Comunicarea, ha organizzato una serata di solidarietà per raccogliere fondi in favore della ONLUS Insieme per la ricerca PCDH19, nata ad opera dei familiari delle bambine colpite da una patologia genetica rara che riguarda la mutazione del gene PCDH19. L'università promuove fortemente la cultura della solidarietà. Di solito nell'immaginario collettivo l'università è vissuta come luogo di studio, di apprendimento, di fatica. Stasera l'università e Campus vuole essere il luogo della solidarietà. Lo scopo della serata è promuovere innanzitutto questa ONLUS e far conoscere di più questa malattia e anche dare un po' di fondi all'associazione, alla ONLUS e soprattutto continuare poi un percorso insieme, perché noi vogliamo poi non abbandonare queste mamme, vogliamo continuare ad aiutarle anche dopo. E quindi questo è lo scopo principale, far conoscere alle persone che c'è una malattia di questo genere, terribile, ma che c'è. Appena le signore che sono venute qui, diciamo poco tempo fa, ci hanno sottoposto questo problema di una gravità che voi non potete immaginare, perché avere delle figlie, e oltretutto perché questa malattia purtroppo colpisce solo le femmine che hanno questi gravissimi problemi, per noi è stato un attimo, non abbiamo esitato un momento per accoglierle e fare praticamente tutto quello che loro ci vorranno chiedere per promuovere, per incontrare le persone e fare in modo che questo luogo diventi un luogo di incontro. Io sono la mamma di una bimba affetta da questa patologia che ha 2 anni e mezzo. La malattia le è stata diagnosticata all'età di 14 mesi e nel febbraio 2011 ho avuto la diagnosi, ad aprile 2011 abbiamo costituito l'associazione. Insomma, non abbiamo perso tempo perché noi non ci arrendiamo, insomma, noi coltiviamo questo sogno di riuscire a cambiare il destino delle bambine. Una serata per sostenere i genitori delle piccole affette da una malattia estremamente pericolosa e per la quale non esiste ancora una cura. Professore, questa sera si raccolgono fondi per una malattia estremamente rara. Ci vuol spiegare di cosa si tratta? PCDH19 è il simbolo di un gene che è responsabile di una patologia rara, che è una frequenza veramente molto inferiore a quella che è attesa per le tradizionali malattie rare, che sono quelle che hanno una frequenza di meno di 1 su 2000, secondo la definizione europea. È una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, è una malattia che comporta delle convulsioni e anche una degenerazione a livello cerebrale, che però è incostante. Quindi uno dei primi aspetti che non è chiaro di questa malattia è perché ci sia una così grande variabilità clinica all'interno delle persone che presentano magari lo stesso tipo di mutazione. Un'altra caratteristica che non è ancora chiara della malattia è perché questa malattia, che viene trasmessa anche attraverso i maschi, attraverso i geni trasmessi dai maschi, di fatto colpisce soltanto le femmine. Ci sono delle ipotesi su questo argomento e quindi si sta studiando per cercare di capire meglio come funzionano le cose. La ricerca è fondamentale, ma siamo all'inizio. Allora, uno per capire perché questa proteina che si esprime nel cervello dà questa condizione. E la seconda cosa per vedere se riusciamo ad intervenire eventualmente con dei farmaci, visto che i farmaci antiepilettici non controllano le crisi, che possano intervenire con un altro meccanismo. Però questo è tutto ancora da scoprire. Tante le associazioni e le fondazioni che si sono strette attorno alle famiglie colpite da una malattia così terribile, così come le celebrità intervenute durante la serata, ognuna con il proprio contributo. Artemisia Lab questa sera per la solidarietà. Qual è lo scopo di questa serata? Assolutamente lo scopo è quello di unire come si può tutto ciò che può riguardare la ricerca, l'attività scientifica, quello che possiamo fare come strutture private per dedicarci, per quello che ci è possibile, ad aiutare persone che vivono in situazioni di disagio. E credo che sia un dovere di ognuno di noi, capire, sostenere e prodigarsi. Nel nostro piccolo cercheremo di aiutare, di diffondere in maniera particolare anche in altre parti della città, in modo itinerante, questa richiesta di raccolta fondi per la ricerca. Questa malattia qui è una malattia genetica rara che rovina non solo le piccole, le bimbe che ne vengono colpite, ma le famiglie, le strutture sociali, tutti coloro che lavorano poi a contatto con questo disagio. Quindi aiutare a fare una ricerca di questo tipo vuol dire aiutare una bambina, vuol dire aiutare la famiglia, vuol dire aiutare la società. Non serve un grande sforzo, anche un piccolo contributo può essere molto importante perché la cifra che si sta cercando non è enorme. Quindi vorrei che tutti quanti partecipassero.
in maniera personale, con la propria coscienza, a dare un aiuto a questa malattia che è veramente terribile e che potrebbe coinvolgere chiunque vicino a noi.